È la prima in rimonta di una squadra che non finisce di stupire. Ci mette a dire il vero molto di suo il Potenza che sull'1-0, rigore a parte, fallisce una serie impressionante di palle gol. Nell'intervallo la svolta, squadra trasformata nella testa, situazione capovolta nel breve volgere di 6 minuti. Zeitulaev pareggia di vicino, completa dal dischetto l'ennesimo capolavoro. Piuttosto eloquente il pensiero del tecnico del Potenza Pasquale Arleo. Un giudizio, Arleo, per concludere sul Pescara, è un esempio da emulare, no? È la lezione più bella per tutti gli sportivi del calcio italiano. Il Pescara sta dimostrando con il suo allenatore, i suoi giocatori, che si può essere attaccati alla maglia, si può giocare anche solo per l'onore per tanti mesi. Io penso che tutti noi, guardando questo esempio, dobbiamo metterci allo specchio e riflettere molto. Ormai le assenze non fanno più notizia, rientra sì di vicino ma restano ai margini, oltre ai soliti noti anche Indiveri, causa squalifica, Cardinale e Pomante per infortunio. Quest'ultimo è rimpiazzato da Emanuele Sembroni nell'ormai consueto e collaudato 4-3-2-1, cui Arleo risponde con un 4-2-3-1. Cammarota, Sabatino in mezzo, Delgado, Nolè esterni, Berretti a ridosso di Cozzolino. Il pressing dei Lucani retisce da subito la squadra di Galderisi, spesso troppo lunga e quindi poco compatta ma soprattutto disattenta. E così al 14esimo un rilancio di Sabatino sorprende l'11 biancazzurro. Il tiro di Cozzolino si trasforma in un assist irripetibile. Camorani in ritardo, Nolè da due passi realizza il gol del vantaggio ospite. Due giri di lancette, Nolè riceve spalle alla porta, ingenuo Camorani che sgambetta l'avversario. Per Borriello di Mantova nessun dubbio sul dischetto Cozzolino. Prisco intuisce e sventa con la mano di richiamo. Semplicemente straordinario. Ma non è finita, 18esimo corner battuto da destra, fasi confuse, Prisco ancora determinante su Berretti che ricama per Nolè, porta sguarnita, colpo di testa e traversa davvero clamorosa. Pescara assolutamente incapace di riorganizzarsi e così le occasioni per il Potenza si moltiplicano. Prisco di piede su Cozzolino che la mezz'ora si libera troppo agevolmente di Siniscalchi, punta l'area ma sul più bello si allunga il pallone. Errore invece macroscopico, 60 secondi più tardi l'ex giuliese tenuto in gioco da Sembroni, calcio allato sull'uscita di Prisco. Nel mezzo però anche qualche buona opportunità per i biancazzurri. Di vicino sfiora l'incrocio su calcio franco dal limite, Stella servito da Zeitulaev fallisce completamente la mira da ottima posizione, quindi duetta con Di Vicino, tornato nel frattempo ad agire da mezzala. Il fantasista entra in area, conclude ma Di Bella devia in angolo, sugli sviluppi del quale Felci spedisce alto sotto misura. Al 34esimo poi Stella perde l'attimo, rientra con il destro ma è troppo tardi, la difesa respinge il suo tentativo e quello in sequenza di Felci. Finale tutto di marca rossoblu, girata di Cozzolino alta di pochissimo, minuto più tardi 42esimo da Nolè a Lolaico che si sovrappone in vito basso, bravissimo Sembroni in chiusura. L'intervallo sembra scuotere i biancazzurri ma dopo neanche 30 secondi dall'inizio della ripresa sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi. Cozzolino di prima per Nolè, il numero 11 si accentra, destro però da censura, dunque nuova chance che sfuma. E qui come d'incanto cambia la partita, il Pescara ci mette il cuore ma anche e soprattutto la testa, squadra trasformata, Groppioni anticipa Zeitulaev all'ottavo. Un minuto più tardi Vitale ruba palla sulla tre quarti, invito in profondità per l'Uzbeko, l'ex Cuomo si smarrisce, piatto destro in diagonale, preciso, nulla da fare per Groppioni e anche il terzo gol stagionale per Ilias Zeitulaev. Dunque Pescara letteralmente rivitalizzato, i Lucani accusano il colpo, Arleo richiama Cozzolino, la scelta non appare particolarmente illuminata, al suo posto Arrigò, un esterno, Delgado si piazza al centro dell'attacco, i biancazzurri ne approfittano, Camorani rispetto ad un primo tempo assolutamente anonimo sembra un altro giocatore, riceve al 14esimo e va al cross, Di Bella manca l'impatto con la sfera che tocca il braccio, anche in questo caso Borriello non ha dubbi, esecuzione affidata a Giorgio Di Vicino, un capolavoro di tecnica e freddezza e anche la prima gioia per il fantasista che al 27esimo viene rimpiazzato da Nicola Di Liso. Contrariamente a quanto accaduto a Sorrento è Camorani che si sposta più avanti di qualche metro lasciando il ruolo di terzino al neoentrato. Applausi anche per Felci, caparbio e sfortunato, destro di poco allato al 20esimo. Ma il pericolo è sempre dietro l'angolo, nuovo blackout al 25esimo, Arrigò non sfrutta l'ottima opportunità. Al 35esimo invece è ancora Prisco ad opporsi alla conclusione di Nolè prima che Masini termini in fuorigioco. È il momento di Prizio, gli fa spazio Sembroni,
decisivo il neo entrato in pieno recupero in tackle scivolato su Nolet, lanciato a rete. C'è anche la firma dell'aitante ragazzino sull'ennesimo successo casalingo di una squadra dal cuore impareggiabile.